age of gloom. Clean with pride, the world is in bloom. Captain John lost in a foggy night. Fire in the sky without taking a side. He killed Mr. Justice Dirty Hands just before his 80th death sentence. Cazzo faccio adesso? Rispondi. C'è. C'è mio. Dio! Signora, era il suo gatto! Mi dispiace. Non l'ho fatto apposta a decapitarlo. Volevo ucciderlo, ma non volevo tagliargli la testa. L'ho preso troppo bene. Che hai fatto, animale? Guardi, signora, io capisco, le può sembrare una cosa brutta, brutale. Ma mi creda, l'ho fatto per il suo bene. Ma come ti permetti? Vieni qua e tagli la testa a Gegè mio. Ma no, ma che dice? Ma che crede che sia facile per me? Guardi, non mi sono divertito un cazzo a spiaccicare il suo gatto con la macchina. Ha spiaccicato sotto la macchina! Sedente embriacone, guarda che hai fatto, guarda, signora, che hai fatto! Mi dispiace, ma io cosa posso fare? Niente, non devi fare niente! Adesso sono rimasta sola al mondo! Guardate, sto sola al mondo! Tenevo solo a lui, tenevo solo a lui! Non faccia così, signora! Ci sono io, eccomi! Aiuterò io! Non mi toccare! Delinquente criminale! Non mi toccare, sai, te ne vai in giro con un'ascia. Ma non è un'ascia. Te ne vai in giro con un'ascia a uccidere i gatti delle persone per bene. Sì, da quanto tempo stavi preparando questa operazione, eh? Da quanto tempo la stavi studiando questa operazione? Aspetta, mi riconosco a te. Io ti ho già visto da queste parti, con questa macchinetta. Sì, sì. Aspettavi il momento giusto per fare quello che hai fatto, criminale, delinquente! Ma cosa sta dicendo? Si ami, perché io la prima volta che passo di qui. Sì. Non ho mai pensato di uccidere un gatto. Lei mi deve redere, io glielo giuro.
Ma poi ascolti! No, 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 no! Non voglio nemmeno sentire. No, 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 no! No, 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 mi ascolti un po'! Io investo volontariamente un gatto, però senza finirlo! Perché? Perché? Perché godo di più nello staccare la testa con un barile? Ma se ne rende conto? È folle! È folle! Sì, è folle! Ma te la do io la follia! Ti faccio vedere che cosa ti faccio. Ti faccio vedere che cosa ti faccio. Ma cosa sta facendo, signora? Signora, cosa sta facendo? Pronto? Sì, polizia? Sì, devo denunciare un omicidio. Sì, passatemi all'ispettore. Sì, grazie. Pronto? Sì. Allora dovete venire alla strada provinciale, al numero 14. Sì, sono sola, è venuto. Un omicidio è successo. È arrivato con un'ascia in mano. Io sto solo, mi metto paura. Provinciale, sì signor. La provinciale 14. Montaperti. Venite subito, mi raccomando. Ma cosa ha fatto? Ma lei non si rende conto, brutta vecchia piena di merda. Come ti permetti? Te la faccio passare io la voglia di seviziare gli animali. Hai capito? In galera ti mando. Ma come? In galera. Ma come galera? Ma io dovevo decapitare lei, brutta vecchia di merda infame. Bravo, continua. Continua, bravo, continua. Adesso viene la polizia. Ti faccio vedere io quello che ti succede. Ti faccio... Galera! Attenzione, volante 15. Fermo, polizia! No, calmi, non ho fatto niente di male. Non è vero, non lo so trasentire, è un pazzo. Dove hai messo l'ascia? Ma non è un'ascia, guardate. Non ti muovere, non te muovere. Ok, 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 non mi muovo, non sparate, resto qua. Ma poi guardate là, è solo un badile piccolo, non è un'ascia. Fatemi spiegare. Tutto bene, signora? No. No che non va bene. Questo pazzo assassino... Eri borda, ma come glielo devo dire? Non ti permettere di interrompermi. Sto parlando con la gente. Ispettore, signora. Sono l'ispettore Sbarra. Adesso si calmi. Anzi, calmatevi tutte e due. Franci, immobilizza il ragazzo. Fatemi spiegare. Pazzi, metti le mani sul corpo. Non ci prova. Aia. Ma perché? Ma perché? Aia. Ma che hai combinato? Ve lo dico io. Ve lo dico io che ha combinato. Io ve lo dico. Questo delinquente ha ucciso Gegè. Chi è Gegè, signore? Come chi è Gegè? Come chi è Gegè? Gegè! Il gatto mio! Al povero Gegè gli piaceva stare fuori. Dopo pranzo mi diceva: vado fuori all'aperto. Sapete come l'opera? Vado fuori all'aperto. Io non l'ho mai fatto castrare, anche se tutti mi dicevano che lo dovevo fare, se no andava a finire sotto le macchine. Ed è questo che è successo! Io guidavo pazzito! A Franci, e vacci piano, almeno fino a che non abbiamo visto come sono andate le cose. Anzi, tiralo su, va. Hai sentito? Alzate, in piedi. Hai capito? Hai capito, assassino? In piedi. Hai finito di ridere, eh? Ma io, guardi, non ho mai riso. No, però ti sei divertito a fare del male a Gegè. Boni, boni, state buoni. Signora, si calmi. Cerchiamo di chiarire come sono andate le cose. Tu... ha investito questo gatto di proprietà della signora. E lo hai finito con questo badile. Ma me lo dici che cosa ci facevi con un badile in macchina? No, questo inverno, quando nevicava. L'ho fatto per sopprimerlo. Sopprima troppo! Non è vero! Non è vero, delinquente! Te l'ho visto negli occhi! Oddio, ma è pazzesco! Ma perché? 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 Bon, perché? Bon! Fai l'uomo! Sei un uomo, no? Quanti anni hai? 23. Come ti chiami? Walter Carretti.
Senti, Walter, dammi un documento. Non posso. Ah, e non c'hai neanche i documenti? Ma no, è che sono in macchina, come faccio a prenderli? Franci, prendi i documenti di questo disgraziato. Senta, signora, se la sentirebbe di venire con noi alla centrale? Almeno mettiamo nero su bianco, sai, la prassi. Ah, ma non lo so, mi dovrei cambiare. Guardate come sto combinando. Ma sono solo 10 minuti, e poi sta veramente bene così. Veramente? Siete proprio un gentiluomo. Almeno le scarpe. Con permesso. Ispetto, venga un po' a vedere. Che c'è, Francesco? Non capisco. C'è un altro gatto morto sotto la macchina. Dei tuoi pensieri, e dei lampi odalischi dei tuoi occhi neri.